Passiamo agli interventi dei rappresentanti dei gruppi. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cazzola, prego. Grazie Presidente. Ringrazio a nome del gruppo del Popolo della Libertà il Ministro Tremonti per la sua comunicazione. Signor Ministro, l'intervento suo di oggi mi ha ricordato un altro suo intervento svolto in quest'Aula quando, nell'estate del 2008, lei previde e annunciò le gravi difficoltà che di lì a pochi mesi si sarebbero presentate sullo scenario internazionale. E volle mettere in sicurezza i conti pubblici del nostro Paese nella prospettiva di un triennio. Quella decisione di allora non fu compresa, venne criticata dalle opposizioni, ma si è rivelata corretta ed opportuna alla luce degli eventi che seguirono e che purtroppo, come lei ha ricordato, evocando questo paragone con le parole di Winston Churchill, e purtroppo non si sono ancora conclusi. Corriamo il rischio che venga meno quello scudo contro la speculazione che fino ad ora è stata la stabilità della moneta unica, la quale ha garantito il nostro Paese, ha garantito la nostra stabilità economica in un contesto internazionale molto critico. La Grecia di oggi è lo specchio di ciò che sarebbe potuto essere l'Italia. Se non fosse stata adottata quella politica di rigore temperato da misure di coesione sociale che il governo ha attuato. Ora è diffusa una non adeguata considerazione della crisi finanziaria della Grecia e dei suoi effetti sull'euro, che è il denominatore comune dell'economia dell'Eurozona. Corriamo il rischio, onorevoli colleghi, di una grave crisi finanziaria e che questa crisi scoppi proprio nel cuore dell'Europa, nel momento in cui si avvertono i primi segnali di ripresa economica. È giusto dunque tentare di salvare la Grecia, anche con sacrifici che economie provate come quelle dell'Europa, come la nostra, sono chiamati a farlo. Tentare di salvare la Grecia, se lo consentiranno gli scioperi responsabili in corso, in cui il nucleo duro poggia sul ceto parassitario del pubblico impiego, deciso a difendere anche i propri privilegi. All'inizio della crisi nel 2009, l'Unione Europea abbandonò se stessi i paesi baltici, che per fortuna se la sono cavata da soli. Con la Grecia, nonostante le asimmetrie informative a cui lei faceva riferimento, Ministro, che io con, diciamo, meno fair play chiamerei comportamenti alla stregua della Parmalat di Callisto Tanzi, con la Grecia non possiamo permettercelo, perché è indispensabile fermare il contagio. Pertanto, signor Ministro, il gruppo del Popolo della Libertà la incoraggia lei e il Governo a proseguire sulla strada intrapresa nell'ambito delle scelte che l'Unione Europea andrà ad assumere nei prossimi giorni. Grazie.